Ritengo utile fare insieme a voi il punto della situazione alla luce di quanto avvenuto nella fase ultima delle candidature. E oggi il consigliere regionale Orlandino Greco ha riunito una sala gremita, i suoi, per raccontare quella vicenda, una storia politica ma anche personale. Ma intanto per dire che Italia del Meridione c'era, c'è e ci sarà, per dire che non bastano qualche colpo alle spalle per far abbandonare l'arena della politica, per dire che Italia del Meridione con un candidato autorevole qual è Rosalbino Cerra è presente, ma anche la forza dei numeri, la dimostrazione che è stata fatta oggi è veramente emblematica. Non sono stato colpito io, l'ho spiegato, è stato colpito l'autonomia e l'identità di un movimento che ha sempre contestato il centralismo statale, il centralismo romano, che vuole decidere a discapito delle genti operose e libere del sud. E noi su questo abbiamo impostato negli anni la nostra battaglia, fuori da ogni logica di commissariamento. Noi ci autocommissariamo, nel senso che prendiamo noi le redini del gioco e noi cominceremo già da subito a costruire un'autentica forza meridionale, come abbiamo detto, rafforzarla sui territori, far capire che la libertà non si baratta e soprattutto dare ai giovani i valori della lealtà, della dignità e della libertà. Lealtà e coerenza che in qualche modo qualcuno ha detto che l'hanno portata a essere colpito da quel fuoco amico che 24 ore prima l'ha comunque esclusa dalla competizione elettorale. Ho detto al presidente Oliverio negli anni, si deve morire insieme, si muore insieme politicamente. Io non so se lui oggi è nella serenità di poter dire che siamo morti insieme, non penso proprio. Non gliene faccio un torto, ma chiaramente mi sarei aspettato da lui un comportamento diverso. Mi sarei aspettato che non fosse sceso dalla nave e avesse combattuto con i suoi uomini, con chi è stato leale per 5 anni.